Ciao a tutti ragazzi, bentornati in una nuova puntata di Final Fantasy X. Siamo qui che siamo ai piedi del Monte Kagazet, che dobbiamo proseguire l'ascesa per andare a sconfiggere una volta per tutte Seymour, che lo troveremo in cima. Andiamo allora, adesso ci accoglieranno calorosamente i Ronso con la canzone dei templi, praticamente, la loro canzone, non so che cavolo di canzone è, però è molto bella. Cioè, a me sinceramente piace molto come canzone. Ok ragazzi, possiamo andare. Vediamo, abbiamo qualche punticino da mettere prima di tutto. È meglio se mettiamo qualche piccolo punticino. Allora, abbiamo noi la passosfera livello 3? No, non abbiamo la passosfera livello 3 ragazzi. Quindi Kimari deve tornare indietro. Deve tornare qua. Ok, allora ragazzi, possiamo tornare indietro di un po'? Fino a qui possiamo tornare indietro, ragazzi. Tidus, cos'è che dovevamo fare con Tidus? Allora, lì è sempre passosfera livello 3. Vabbè ragazzi, possiamo tornare qua. Che attiviamo la passosfera livello 2. E dopo, mi servirebbero delle passosfere livello 3, ma non so dove andarle a reperire, sinceramente. Guarderemo. Allora, Lulu si sposta qui. Abbiamo qualche passosfera livello 4. No, ne abbiamo solo una, mi sembra. Sì, solo una. Cavolo. Però aspetta, abbiamo gamberosfera, Ok, trasporti in un punto attivato da se stesso, molto utile. Ok, non c'è più nessun punto da dare. Ok ragazzi, possiamo incominciare il viaggio. Ovviamente ci saranno dei mostri. Ma sì, tanto li facciamo fuori anche abbastanza alla svelta, sti qua. Cavolo, che resistenza! 8007 ragazzi! Incredibile! Sono saliti parecchio come... E fanno anche parecchio male. Buono, perfetto. È un buon posto, è un buon posto per rispare questo qui, ragazzi. Quindi, una la teniamo comunque. Che la facciamo andare su di livello. Aura lo teniamo. Ah, ancora Yuna. Cavolo, vabbè. Allora facciamo che mettiamo un Tidus. Sì, vabbè, li leva parecchio anche Tidus, quindi. Ma Tidus comunque, guardate ragazzi che Tidus comunque è salito veramente bene, Non mi aspettavo che salisse così tanto Tidus.
These mark the graves of summoners and guardian. Ok ragazzi, abbiamo visto la tomba, adesso possiamo proseguire. È debole il fuoco. Ok. Cavolo mio, questo qua è 17.000. Cerca di farlo fuori subito, va? Chi hai? Ragazzi, purtroppo devo studiare un attimino adesso questi mostri, perché sono leggermente più forti, mi sa, eh. Questo, cerca di tirarlo via in qualche modo. Ok, che è il più pericoloso. Adesso Waka. Vabbè, però mi sa che con questi qui non ha effetto molto, eh. Infatti, 2054. Il ludo di questi qui con semitragliatrice continuano a confondere. E non mi piace tanto. Comunque vabbè, facciamo un bel ruba. Auron. Ok, uno è andato. Potevi farmelo su Tidus, no? Così me lo svegliavi, o stronzo. Facciamogli un fire intanto. Dopo tanto metto anche Yuna, faccio salire anche lei. Auron lo cambio, metto Yuna. Cerca di buttarlo giù. Ok. Danno parecchi punti, ragazzi. Mi sa che questo è un buon punto per spa. Però torniamo attimo indietro, ragazzi, che mi sa di aver dimenticato un forziere, eh. Mi sembra proprio di aver dimenticato un forziere. Ah, è vero, acqua attacco, cavolo. Vabbè, nulla di grave, ragazzi. Abbiamo sempre le nostre belle magie. Guardate che non facciano semitragliatrice, dopo va tutto bene. $3.700, ok, quindi iniziamo a tirare fuori via questi qua. Ok. Ah, è resistito, eh. Ok, un bel fire. E danno davvero parecchi punti questi mostri. Qui dovrebbe esserci un forziere, se non erro, da qualche parte. Cavoli, ma fanno maluccio. Un bel Tandaga, allora. Se con questo qui lo finiamo. Sbagliato io, eccolo qui.
Tiriamo via questo stronzo. E ovviamente ammazzano Tidus. E va bene. E allora beccati un Tondaga. Cambiamo, mettiamo Auron. E facciamo salire bene anche lui. Allora, qui dovrebbe esserci un forziere, tecnicamente. No, non mi ricordo bene dove. Prima di tutto facciamo un'antima, che gli dimezziamo la vita un po' tutti, va? Ok, con questo dovrebbe farlo fuori, teoricamente. Ok. Tidus adesso lo cambiamo, mettiamo Waka. Yuna la cambiamo e mettiamo Lulu. Allora, dovrebbe esserci un forziere da qualche parte. Ah, eccolo là sopra. Però come ci arrivo? Sapevo che c'era un forziere qua, ma non so proprio come arrivarci. Come ci arriva quel forziere? Cavolo, mi ricordassi come se arriva quel forziere, riuscirei a prenderlo. Forse di qua. Sì, ok. Ventimila guild, ragazzi. Sapevo che c'era un forziere qui, eh. Riku, think later. Ok. Allora, rubiamo questo intanto. L'unità di Albedina. Sono molto utili, ragazzi. Sparisci, così i più forti li abbiamo tolti. E con questo lo finiamo.
Ok ragazzi, stiamo anche salendo bene. Piccolo problema, ragazzi. Allora, prima di tutto Antima. Cavolina. Ok, ghiaccio. Quindi via. Non gli faccio un cazzo, non ci credo. E vabbè. Vuol dire che devo andare... Devo andare proprio di... Devo andare proprio di... Di fisico con lui. Ok. Curiamo i nostri personaggi, ragazzi, va? Ok. The mountain itself is the trial. Più una la tengo comunque sempre dentro perché deve salire bene. Tidus gli faccio fare qualche mossa così, basta. Allora, Yuna adesso posso cambiarla e mettere Waka. Alleniamo anche Waka alla fine, ragazzi. Tidus lo cambiamo, mettiamo Auron. E Lulu la cambiamo, mettiamo Kimari. E Waka lo ricambiamo e mettiamo Ricco. Così li abbiamo allenati tutti. Oh, perfetto, anche mega fini ci danno, eh. Rubiamo prima lui. Elettromagilite. Che anche scazzo se tu mi daga, cavolo, fa mai della madonna. Riccu la cambiamo e mettiamo Tidus. E Tidus lo finisce. Andiamo su di qui, ragazzi. Dovrebbe esserci una salvosfera tra poco. Perfetto, quindi iniziamo a tirare via questo intanto. Poi Auron questo. Kimari sempre questo. Così ne resta solo uno. Tidus lo cambio, metto Ricco e rubiamo. Waka. Cercando di allenarli tutti, ragazzi, eh. E Lulu. Che Lulu purtroppo è rimasta veramente troppo indietro.
Di qua c'è qualcosa? Dovrebbe esserci un forziere, un... Ah, una jacksfera. Ovvio che la guardo, ragazzi. Hello, Yuna. I hope you are well. I wonder how old you are now that you're watching this sphere. You must be very beautiful, like your mother. I wish I could see you. Oh, by the way, Jekt and Oren send their regards. So far, our journey has been very entertaining. Of course, it is a hard journey, but I have no regrets. It is the path I have chosen. Yuna, when you have grown, do what you... Vabbè, facciamo andare avanti leggermente il filmato, ragazzi, perché altrimenti il video diventa veramente lungo. Yuna. Ok, ragazzi, noi dobbiamo interrompere qui il video. Spostiamo qui intanto, ragazzi, facciamo un po' di modifiche generali. Andiamo di qui o di qua. Cos'è che puoi imparare qua? Energia. Però di qua può andare a imparare premonizione. Sto guardando, ragazzi, perché anche qua ci sono le magie. Sto guardando più che altro per gli HP, ragazzi. Però di qua c'è anche Reflex, che mi è molto utile. Quindi quindi spostiamo di qua, ragazzi. Spostiamo qua. E dopo dovremo tornare indietro con Lulu. Perché non ho le passosfere a livello 4 per poter sbloccare. Che sarebbe, cos'è? Ultima. Una delle mosse più potenti. Con Yuna possiamo spostarlo qua? Guardiamo. Cosa impara? Gambe. No, non mi interessa gambe. Però con Yuna... Qui ci sono gli HP. Ce n'è uno solo di HP qua. Due. Due, ci vogliono troppi punti. Invece se vado giù di qua ci sono solo le magie. Qua ci sono un po' di HP. Qua ci sono HP ma abbastanza vicini però, eh. Mi sa che vado direttamente giù. Andiamo a prendere anche gli HP, ragazzi, perché Yuna ne ha veramente bisogno. Enkimari, possiamo spostarlo dove? Qua. Tidus, possiamo spostarlo dove? Spostiamo qua, usiamo una passosfera livello 2. Cerchiamo di potenziarlo un pochino almeno. Auron si può spostare di 2. No, non si può usare niente. Riku, Waka, Lulu, niente, basta, finito, ragazzi. Niente, il video, ragazzi, si conclude qua. Se vi è piaciuto lasciate tanti like, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao.